Benvenuti carissimi fratelli, sorelle di Maria Visiono. Questa sera sono in compagnia dei primi vincitori del concorso di cui ampiamente abbiamo parlato nelle scorse puntate in questa trasmissione, in questa rubrica Carovana della Pace dedicata al bando Io scelgo la non violenza che abbiamo proposto alle scuole del territorio di Trapani. E sono in compagnia del primo vincitore che ha composto un inno musicale che porta proprio questo titolo, Io scelgo la non violenza, esattamente come il bando, ed è l'Istituto Comprensivo Ciaccio Montalto. Sono felicissima di avere una delegazione qui dell'istituto e felicissima soprattutto di poter commentare con loro questo lavoro svolto che ha portato a vincere il primo premio. Ho detto nelle scorse puntate che non è stato facile dare un primo, un secondo, un terzo premio, perché veramente le melodie composte sono tutte nuove composizioni, tutti inediti, questo ci tengo a sottolinearlo, quindi composti da ragazzi con ovviamente il favore e l'aiuto del corpo docente. È stato un po' complicato, però questo è risultato nella fattispecie moderno, intelligente, inno proprio, quindi come dire la struttura musicale era forse la più inerente alla struttura musicale di un inno, è moderno perché è un po' rappato, insomma è un testo bellissimo, non vi dico altro perché ora vi faccio scoprire da soli, dai protagonisti anzi. Perché e come lo hanno composto. Intanto ringrazio Renata Grezel Buonasera. Gjelčak. Ciak. Ok, l'ho detto quasi bene. Che è un'amica, ora non riesco neppure più a chiamarla professoressa, è un'amica Renata. Stiamo condividendo tanti progetti e sono felicissima proprio con l'Istituto Comprensivo Ciaccio Montalto di poter creare questa sinergia, questo lavoro, questa grande empatia che c'è, in particolare poi col dirigente che ringrazio enormemente, la professoressa Anna Maria Sacco. Renata, e a fianco a me, qui sulla mia destra, c'è forse uno dei docenti più attivi sul campo della musica all'interno dell'istituto, perché è docente di musica, e forse quello che è stato un po' la guida di questo lavoro, e cioè il professor Gianfranco Favara. Ciao, ciao a tutti. E Ciao a te. poi dei ragazzi, vedete, una delegazione dei ragazzi che sono i cantanti dell'inno, Angela e Angela, per non sbagliare, e Gabriel alla mia sinistra. Benissimo, vi ho presentato tutti, io adesso passo subito la parola a Gianfranco perché voglio capire come è iniziato questo lavoro, come lo hanno realizzato. È un lavoro tosto. Anche se l'inno alla fine è semplice, è grazioso, è facile da capire perché comunque è rivolto ai ragazzi, è fatto dai ragazzi, è rivolto ai ragazzi. Quindi, però diciamo ci sono state delle criticità all'inizio perché dovevamo trovare un argomento che non fosse violento, perché noi spesso diciamo sempre non violenza, non violenza, però le canzoni non fanno altro che istigare spesso alla violenza, si parla contro la polizia, si parla di droga, si parla di pistole e quindi fare un brano che parla di non violenza cercando di essere non violenti allo stesso tempo. Quindi il primo nostro obiettivo era creare un testo che fosse comprensibile a tutti e che fosse condiviso da tutti. Quindi abbiamo fatto un lavoro proprio classe per classe. Cercando di crearlo un po' tutti insieme. E chi diceva una parola, chi voleva cambiare la frase, insomma è stato un bel lavoro condiviso. E poi abbiamo fatto sorta di, come posso dire, selezioni, no? Selezioni perché volevano partecipare tutti, tutti volevano fare cantanti e volevano fare i protagonisti e quindi abbiamo fatto delle selezioni dei primi protagonisti che dovrebbero poi cantare il brano. E poi ancora altra selezione per il coro, quindi tutti volevano partecipare al coro, noi siamo una scuola abbastanza numerosa, quindi anche lì selezione. Quindi in tutto questo lavoro comunque c'è stata una grande crescita, perché
Perché all'inizio c'era un po' di titubanza, l'inno, che cos'è l'inno, Certo. cosa dobbiamo fare con quest'inno, insomma c'era un po' incertezza. Poi alla fine invece abbiamo capito che dovevamo fare il nostro lavoro, cioè andare a individuare quali erano i punti precisi della non violenza. Noi venivamo pure da un lavoro fatto della non violenza sulle donne, cioè la violenza contro le Contro donne, le no? donne, Era sì. la giornata, mi ricordo l'anno Sì. scorso, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E quindi venivamo da questo percorso e ora dovevamo fare proprio quest'inno. Era il nostro turno di creare la nostra canzone. E ci abbiamo lavorato e abbiamo creato questo testo. Sono tre strofe e un ritornello. Sono tre strofe prima che presentano la nostra scuola, poi un discorso contro la violenza, quindi come bisogna essere, come bisogna comportarsi, da dove comincia la non violenza. E poi alla fine un monito per tutti, una parte libera musicale, dov'è che sia quella parte dove dice... Adesso lo leggiamo Adesso lo tutto proprio. Mi leggiamo. piacerebbe che i ragazzi, anzi, si dividessero, le parti per riuscire a leggere tutto. Vediamo la prima parte con Angela. Se tu Sì, gentilmente sì, sì, le sì. tieni il microfono, oppure. Ecco, brava. In questa scuola, luogo di sapere, dove il cuore batte, il futuro è da creare. Ragazze e ragazze, ognuno con un sogno. Pace e non violenza, questo è il nostro inno. Dalle aule alle strade, la vita si svela. Con rispetto e amore, la buona scuola. Niente pugni, solo mani unite. Pace e non violenza, la via che ci invita. Ok, allora commentiamo questa prima parte perché il lavoro è magnifico. Il fatto di andare presso tutte le classi e chiedere a tutte le classi di dare un contributo, quindi è un lavoro proprio di scuola, direi, non di una singola parte. Infatti, devo dire che alla proclamazione dei vincitori, che è stata al Teatro Ariston, la scuola più numerosa, perché quella che ha voluto partecipare in massa, era proprio la Ciaccia Montalto, perché tutti si sentivano protagonisti di qualcosa che poi, ripeto, è risultato il primo vincitore. Quindi la scuola, Angela, è un luogo di sapere dove da lì deve iniziare la formazione, l'educazione alla non violenza. E tu questo lo vivi? Io interagisco dicendo ai professori, dicendo di separare questi due, diciamo, la vittima e il bullo. Poi si prendono provvedimenti. Noi siamo molto sensibili su questo. Ogni singolo episodio intimiamo ragazzi a denunciare, a segnalare, di dirlo, a dirlo a un amico, ad un'amica, ad una professoressa o anche a un collaboratore scolastico, di non lasciare, di non tralasciare nulla, perché, come aveva detto Stefano Massini, dalle parole nascono le cose. Quindi da una singola parola non sottovalutata può nascere una cosa che poi diventa troppo grande e può scappare, può uscire fuori dal controllo. E noi stiamo cercando di essere veramente attenti a tutto quello che succede. Abbiamo messo in atto diversi progetti contro il bullismo, contro cyberbullismo. Proprio pochi giorni fa uno di questi si è concluso, un progetto promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale. Quindi noi cerchiamo di agire, ma la sensibilità dei ragazzi è diversa anche, no? Quindi la vivono, ognuno la vive in modo diverso. È giusto anche che sia così. Sai, alle volte parlando con i ragazzi, il lavoro che faccio mi dà questa opportunità. Vivono anche una violenza con gli adulti, tra gli adulti. Cioè, è incredibile, ma è così. Cioè, loro vivono, per esempio, la difficoltà di ragazzi che prendono di mira gli insegnanti, oppure litigi tra gli insegnanti, oppure atteggiamenti di non valorizzazione di un insegnante rispetto ad un alunno che ad un altro. Cioè, è difficile C'è fare anche un aspetto l'insegnante. che dimentichiamo, forse, che
Ognuno di noi quando arriva a scuola arriva con un bagaglio e non mi riferisco allo zaino e al suo contenuto, ma a quello che rimane dentro di noi, da quello che abbiamo vissuto a casa, in famiglia, con i nostri amici del quartiere, amici di strada, amici di qualsiasi altro gruppo. Ed è molto difficile per loro lasciare tutto questo fuori dalla porta di classe. E certe volte si vede che proprio ragazzi arrivano già e si vede dalla faccia che c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. Ma questa cosa vale anche per gli adulti. Quello stavo aggiungendo, sì. È questa proprio cosa così, vale perché anche per noi proveniamo dal nostro background, da quello che abbiamo vissuto. Magari abbiamo litigato la mattina col marito, per esempio, e poi gli alunni si chiedono: ma perché la professoressa è così nervosa quest'oggi? Certo. Angela, l'altra Angela. Vediamo la seconda parte. Guardiamo al futuro con occhi sinceri. Siamo protagonisti di sogni veri. Nelle differenze troviamo la ricchezza, pace e non violenza la nostra certezza. In questo cammino, sotto il cielo aperto, verso il domani, il sole è sempre certo. Giovani idealisti, speranza nel cuore, pace e non violenza come nobile fiore. Pace e non violenza, ecco, è molto gandiano questa, come, esatto, e sono parole che hanno un contenuto, una profondità notevole. Angela, tu quando le hai cantate o quando le hai anche concepite, avrai sicuramente contribuito al concepimento di questo testo, che cosa intendevi realmente? Qual era il tuo pensiero, il tuo obiettivo? L'obiettivo era di far capire anche alle altre persone che ascoltano la canzone che a volte non basta solamente litigare o rispondere all'azione che hanno fatto, ma basta anche chiarire, non creando litigi. È bello, oggi proprio dicevo questo, ma se ti capita che qualcuno ti sta aggredendo, se qualcuno ti sta dicendo qualcosa di troppo, a te, proprio a te, o una persona a cui tu vuoi bene, come reagisci, cosa fai? Cerco di difendermi, ma non alzando mani, rispondendo male. Non rispondendo calmo. Male. Ci vuole una bella abitudine. Brava comunque, Angela. Gianfranco, ritornando invece proprio al progetto, la melodia. Come è stata composta? Perché è molto bella e molto significativa anche quella. La melodia nasce spontanea da un motivetto, perché poi la parte principale, diciamo le tre strofe, sono tutte e tre rappate, quindi sono parlate. Invece la vera melodia nasce proprio nel ritornello, no? Sì. E nel ritornello sono delle poche note che abbiamo trovato che poi si ripetono. Infatti la canzone è fatta in tre accordi alla fine. Sì, vedi, sì, le cose sì. Semplici sono quelle che funzionano, che perché rendono rimandano di più e che non, ti complicano la vita anche a ricordare. E, niente, nasce in classe, nota per nota. Con critiche, con magari qualcuno che si opponeva, però poi alla fine all'unanimità abbiamo scelto questa e poi quando ho visto che l'ha cantata tutto il coro e tutti erano contenti, insomma alla fine abbiamo ottenuto questa versione, perché c'erano anche altre versioni, no? Certo. Ma alla fine abbiamo scelto questa melodia così semplice che può rimanere anche un po' che è rimasta orecchiabile, che abbiamo cantato tutti, ci tengo a dirlo, alla proclamazione dei vincitori, c'è stata un'ovazione rispetto a questa melodia, rispetto al fatto che tutti, abbiamo coinvolto in realtà tutte le scuole, ecco ci tengo a dirlo, che sono state carinissime, tutte le scuole si sono prestate a imparare la vostra melodia, perché siete stati gli unici ad essere già proclamati vincitori sin dall'origine, prima ancora della giornata che ha celebrato la proclamazione dei vincitori. E lo abbiamo detto a tutte le scuole partecipanti perché ci tenevamo che l'inno fosse cantato esattamente da tutti quanti. E così è stato. Alla fine della mattinata, della cerimonia, tutte le scuole hanno partecipato e il Teatro Ariston si è acceso in questa melodia che adesso vi facciamo ascoltare. L'ultima parte ce la legge Gabriel. Senza le ali.
Le armi. Avvicina. Senza le armi. Vogliamo il dialogo, parole gentili contro ogni ostacolo. Nella diversità troviamo la forza, pace e non violenza la nostra risorsa. Con sorrisi sinceri rompiamo le catene, costruiamo ponti oltre le frontiere. Siamo la voce dei senza voce, pace e non violenza, il nostro inno. Allora, siamo la voce dei senza voce, questo è un concetto che a me piace tantissimo, perché dare voce a chi non ce l'ha è un gesto di grande carità. Lo fai? Tu lo fai nella tua vita normale? Sì, diciamo che a volte capita che lo faccio, magari quando ci sono pure, metti caso, dei litigi. Casomai c'è quel compagno che non lo vorrebbe dire alla professoressa, interviene qualcun altro glielo va a dire, casomai sono cose gravi. Tipo io certe volte mi posso mettere anche in mezzo, perché se sono cose gravi comunque io non voglio che l'altro compagno si deve mettere sotto per fare la vittima in pratica. Quindi ci sta che poi uno glielo va a dire alla professoressa. È evidente, Renata, che questi ragazzi sentono molto il tema del bullismo prevalentemente, però ci sono altre forme di violenze che abbiamo trattato nell'ambito di questo progetto, per esempio il cyberbullismo, che non avviene a scuola ma avviene comunque nelle reti invisibili di internet attraverso i social, eccetera. Questo fa parte di un altro nostro progetto dell'educazione digitale, cioè con la consapevolezza e uso consapevole dell'internet e della strumentazione digitale. È fondamentale perché noi siamo tutti quanti forti fruitori di questo servizio straordinario, ma pochi lo sappiamo usare bene, pochi conosciamo cosiddette etichette dell'utilizzo dell'internet, pochi sanno come cambiare la password e metterla una password sicura, metterla in sicurezza, no? I propri dati, di non condividere i dati sensibili con tutti, e questo lo facciamo anche durante le nostre lezioni. Questo fa parte del curriculum proprio del nostro istituto. Intanto vediamo questo vostro prodotto. Uno, due, tre, prova. Gigi Mondato, la scuola. In questa scuola, luogo di sapere, dove il cuore batte, il futuro è da creare. Ragazzi e ragazze, ognuno con un sogno, pace e non violenza, questo è il nostro inno. Dalle aule alle strade, la vita si svela con rispetto e amore. La buona scuola, niente pugni, solo mani unite. Pace e non violenza, la via che ci invita. Siamo quei giovani, sogni nel vento. Con occhi sinceri siamo protagonisti di sogni imperi. Nelle differenze troviamo la ricchezza, pace e non violenza, la nostra certezza. In questo cammino sotto il cielo aperto verso domani il sole è sempre certo. Giovani idealisti, speranze nel cuore, pace e non violenza come nobile fiore. Siamo quei giovani, sogni nel vento. Vogliamo il dialogo, parole gentili contro ogni ostacolo. Nella diversità troviamo la forza, pace e non violenza la nostra risorsa. Con sorrisi sinceri rompiamo le catene, costruiamo ponti oltre le frontiere. Siamo la voce dei senza voce, pace e non violenza il nostro inno. Siamo quei giovani, sogni nel vento. Che il
nostro impegno sia luce in questo buio universale. Siamo cuori che battono in un ritmo globale. La non violenza, come farò guida, costruiamo un mondo di pace e di vita. Siamo cuori giovani, siamo cuori giovani. Sogni nel vento, sogni nel vento. Pace e non violenza, pace e non violenza. In ogni momento, in ogni momento. Siamo sempre uniti, con forza e coerenza. Insieme costruiamo un mondo di speranza. Ti regalo un fiore, pace e amore. Gigi Montalto, nel cuore. Che bella pure questa forma di campanilismo, Gigi Montalto nel cuore, no? Cioè, questa campanilismo nel senso bello, nel senso di appartenenza alla scuola, che è una cosa bellissima, perché oggi con questa globalizzazione abbiamo perso il senso di appartenenza a qualsiasi cosa. Assolutamente, è vero. Sì, è importantissimo che i ragazzi si sentano alla parte fondamentale della scuola, perché la scuola sono loro, non siamo noi professori, certo. Noi senza ragazzi... Che facciamo? Ma uno dei motivi per cui abbiamo creato, diciamo, tra virgolette, la competizione nel concorso, perché i premi, il primo, il secondo, creano competizione, è chiaro, è proprio questo, cioè il fatto di sentirsi uniti, tra virgolette, contro qualcuno per vincere insieme, certo. Comunque creare questa unione. La parte libera che tu hai recitato, bravissima, mi diceva il professore Favara, ha fatto un lavoro di dizione, di accenti, e beh, è un lavoro meticoloso, e tu l'hai fatto. Brava, vediamo, sentiamolo dal vivo. Che il nostro impegno sia luce, in questo buio universale, siamo cuori che battono, in un ritmo globale. La non violenza, come farò guida, costruiamo un mondo di pace e di vita. Eh sì, costruiamo un mondo di pace e di vita. C'è una parte che vorrei sottolineare, le differenze sono la ricchezza. Sono fondamentali le differenze, perché se fossimo tutti uguali saremmo noiosi. E invece nelle differenze siamo proprio belli, ognuno nel proprio, ognuno con i propri difetti, con i propri pregi. E le differenze, lo spesso dico anche ai ragazzi, noi non dobbiamo diventare tutti amici per forza, perché amicizia è una cosa importante, una cosa grande, ma imparare a convivere in modo civile, così come siamo, senza dover cambiare, accettando gli uni gli altri, che è un concetto fondamentale anche religioso, non solo civico, ma proprio religioso. È proprio così. Gabriel, questo concetto vorrei che tu me lo approfondissi, allora, da ragazzo proprio. È una cosa fondamentale, perché come ha detto la professoressa, se noi non abbiamo le differenze saremmo esatto tutti noiosi. Nelle differenze troviamo qualcosa di speciale di altri ragazzi, perché magari una persona non ha quella cosa e poi si ritrova una persona che poi diventano anche amici e ha quella cosa, si possono venire poi ad incontrare uno l'uno con gli altri, o magari hanno differenze che poi li aiutano a diventare amici. E cosa dobbiamo allora, cosa c'è di sbagliato in questa nostra società che invece le differenze ce le fa focalizzare sempre al negativo? Cioè la persona manca e difetta di qualcosa, secondo ovviamente il nostro punto di vista. E perché dobbiamo, c'è questo procedimento mentale, come possiamo evitarlo? Allora, andando a questo procedimento... E da quello che penso io non è proprio da tutti, comunque ci sono quelli che pensano così, però alla fine non è da tutti. Mm-hmm. E ci sono quelli un poco più cuore che capiscono che... I più buoni. Esatto, che c'è del bene nelle differenze. E invece per eliminare questa cosa dovremmo soltanto accettare le altre persone per come sono fatte e non giudicare senza sapere magari il perché sono così. Hai ragione, è bravissimo Gabriel, ma mi piacerebbe pure ascoltare Angela su questo. Il discorso delle differenze, Gabriel ha detto una cosa importantissima, cioè bisogna accettare l'altro con la sua diversità, ma non è sempre così scontato, anzi quasi sempre se l'altro manca di qualcosa lo giudichi. Sì, spesso i ragazzi soprattutto
Vengono giudicati per come sono e le loro caratteristiche che fanno parte del loro carattere e gli dicono spesso di cambiare. Cioè una persona dovrebbe rimanere per se stessa, sì, senza che le persone vengano giudicate per come sono, perché alla fine essere amici significa anche accettare l'uno con gli altri. Abbiamo dei modelli, credo, che sono modelli televisivi, modelli della pubblicità, modelli che ci fanno sentire sempre diversi, in difetto, dovremmo essere inadeguati, esatto, dovremmo essere belli, magri, alti, perfetti, con le unghie sempre fatte, non lo so, noi donne per un motivo, voi uomini con i pettorali e i muscoli, parlando di fisicità, poi non parliamo se si tratta di soldi, di potere e tutti quelli che sono i valori del mondo, per cui se non si hanno si è in qualche modo soggetti a giudizio degli altri. La cosa che mi piace ascoltare dei ragazzi, e onestamente lo ascolto quasi in tutti i ragazzi che vengono qui in trasmissione, è che sono consapevoli di questo e che questo non lo vogliono vivere, né vogliono essere loro artefici di questo modello di cose da dire e di fare. Però mi rendo conto pure che il mondo in cui viviamo è questo. Purtroppo. E voi lo sapete. E quindi adesso vi chiedo una domanda un po' più difficile, un po' più provocatoria. Magari prima risponde Gabriel, mentre voi ci pensate. Noi viviamo in questo mondo. Non ci dovremmo adeguare, perché se no sbagliamo, come fanno gli altri. E dunque, questo coraggio di rimanere se stessi, di aiutare chi è più debole, di aiutare anche se stessi, eventualmente dal giudizio altrui, ce lo abbiamo? In molte persone c'è, magari è pure da dove si nasce, che si nasce insieme alla famiglia e agli amici, quindi magari hai un amico che è messo in, come dire, messo più in difficoltà, e visto che è amico, da ragazzini si impara ad aiutare il prossimo, quindi magari viene già naturale aiutare un amico, qualsiasi persona, proprio in generale, non per forza se deve essere un amico, un nostro parente, oppure in mezzo alla strada qualcuno ti chiede un favore, cioè io di mio lo aiuterei, perché comunque è una cosa gentile da fare. Certo, ed è molto importante avere in questo senso il sostegno anche della famiglia, delle persone che ti sono vicine, che appartengono al tuo vivere quotidiano, famiglia, scuola, insegnanti, comunità. Angela. La tua famiglia? La mia famiglia, quando sto con loro, cioè, mi sento proprio a casa. Eh certo, ti senti valorizzata, ti senti protetta, ti senti certo, tutelata. Certo, ogni cosa che ho, anche se è un aspetto negativo, loro ci sono comunque sempre. E questa è una cosa importantissima che i ragazzi devono sapere, perché nel momento della difficoltà chi si ritrovano poi sono la famiglia in primis. Gli amici. I professori a cui si tiene di più. Siamo attenti pure agli amici, sì Gianfranco. Volevo dire una cosa, la scuola è importantissima e l'abbiamo visto con questo brano, perché abbiamo trovato delle frasi, ce n'era una graziosa che dice: dalle aule alle strade la vita si svela, con rispetto e amore la buona scuola. Cioè tutto parte dalla scuola e finisce nella scuola, cioè è un circolo, no? È una cosa che si autoalimenta. Noi professori apprendiamo da loro, perché loro sono il nuovo, loro portano il nuovo, noi siamo quelli che impariamo da loro ma guidiamo loro. Quindi è un autoapprendimento nostro, loro, e come posso dire, speriamo che la scuola possa dare sempre più l'esempio di come crescere, di come portare i buoni propositi nelle strade. Nelle strade. Renata, credo che la vostra scuola lavori molto in questo senso. Io oramai ci collaboro, quindi mi sento di dirlo e di sotto tutte le scuole, per carità, ci mancherebbe. Però ho visto che tanti vostri progetti sono proprio, ecco, parliamo un po' in generale della progettualità della scuola. Il progetto fondamentale della nostra scuola è il progetto di legalità,
che comincia all'inizio di settembre e finisce praticamente il 31 agosto, a conclusione di tutto quello che stiamo facendo, subito dopo la proclamazione. No, prima, sbagliato. Noi abbiamo vissuto un momento importantissimo per la nostra comunità scolastica, è una manifestazione che ormai ha un titolo fisso, Mi chiamo Gian Giacomo, che è il nome del patrono della nostra scuola, cioè questo titolo vuole dire che ognuno di noi può diventare come Gian Giacomo, colui che ha visto, ha sentito, ha parlato e non ha tenuto nascosto. C'era una collega che ha dipinto un bellissimo murale, Sa Valderice, con ritratto di giudice Ciacio Montalto, e lei mi ha spiegato proprio durante i lavori che il focus di questo murale è sugli occhi, sulla bocca e sulle orecchie del giudice, e noi dovremmo essere come lui. Quello che vediamo non va nascosto. E noi abbiamo fatto durante questo spettacolo veramente particolare un processo all'uomo onesto. Cioè un pochino quello di cui hai parlato tu poco fa. Cioè nel mondo di oggi, nel mondo in cui viviamo, spesso l'onestà viene vista come un difetto. Sì. L'onestà viene vista come una cosa di cui prendersi beffa, ridere, una cosa veramente quasi incomprensibile. E il giudice è stato vittima di una specie di processo, lasciato nell'oblio. Abbiamo coinvolto l'associazione forense ALA di Palermo, che hanno messo proprio in piedi un vero e proprio processo del giudice Ciacio Montalto, e i ragazzi erano veramente affascinati perché vedevano gli avvocati, i giudici vestiti proprio come in un tribunale, e quell'uomo onesto che loro conoscono, personaggio, conoscono i valori che ha rappresentato, ma se lo sono visti proprio davanti a un tribunale, accusato di onestà. E in classe i ragazzi hanno lavorato anche sul concetto dell'onestà, cosa significa essere onesti, cosa comporta l'onestà nel mondo di oggi. Ecco, sì, perché ovviamente poi ha delle conseguenze esserlo sempre. È bellissimo questo progetto. Io il mio plauso all'Istituto Comprensivo Ciacio Montalto, diretto da Anna Maria Sacco, un plauso per questo progetto, e quindi in primis ai professori Renata, Gianfranco e tutti coloro che hanno partecipato e collaborato a queste voci che hanno contribuito alla realizzazione vocale dell'inno che abbiamo ascoltato, quindi Gabriel, Angela ed Angela. E vi do appuntamento alla prossima puntata, dove vi presenteremo un'altra scuola, un altro inno. Grazie per essere stati con me. Grazie a te. E alla prossima puntata. Buona serata a tutti voi.